Ok amici, la spiegazione. Come funziona? Qualsiasi carta dice, avviene. Pensa alla numero 1. Io ho preparato dentro la scatoletta un bigliettino solo, unico, con scritto sceglierai il 6 di quadri. E siete a posto. Viene fuori il numero 2. Io qui la scatoletta l'ho messa esattamente in questa posizione perché sceglie il 4 di fiori. Io girerò e dirò, ero sicuro che sceglievi il 4 di fiori. Più mettete chiaramente, previsione perfetta. Sceglie il numero 3, donna di cuori. In questo caso io avevo un biglietto in mano, sin dall'inizio, appallottolato, tenevo sempre la mano così, con scritto donna di cuori. Quindi mostrerete la vostra previsione, incredibile, donna di cuori. Ok? Se scegli questa, qui è bello, voi girerete e direte l'unica carta con una freccia, fate vedere che tutte hanno una freccia così, che indica proprio la carta che tu hai pensato. La carta indicata è donna di cuori, quello che avete in mano appallottolata, e sarà la previsione. Se scegli esattamente il 9 di cuori, è l'unico che ha un bigliettino con il simbolo esclamativo. Fate vedere che gli altri non hanno niente, è l'unico, quindi la previsione è incredibile. Se scegli il numero 6, è l'unico che c'è scritto pensata. Ora, state attenti, c'è un modo per far vedere che le carte non hanno niente nel dorso, perché l'unica che c'è nel dorso è questa, ok? Basta prenderle. Le prenderete e direte, questa la potete anche lasciare tranquillamente, non ce ne frega niente. Prenderete queste sapendo che questa è l'unica con la freccia, le aprite così. Sembra più che reale, adesso c'è una mano sola, potete vedere che è l'unica chiaramente che è scritta pensata. Qui non c'è niente, fate vedere che non c'è niente, quindi lo spettatore realmente è l'unica pensata. Questa potete prendere con tutto il bigliettino sotto, vedete, così, e fa vedere che non c'è niente. Mettetene via in tasca tutto quanto, è l'unica pensata. Quindi ragazzi, le probabilità sono fortissime perché è realmente quello che accade. Cioè, qualsiasi carta sceglie realmente accade. L'importante è che le mettete come vi ho fatto vedere, così. 4 di fiori con la freccia, donna di cuori qui. Qui la carta che indicherà con la freccia donna di cuori che avete in mano. 9 di cuori, l'unica che c'è il bigliettino sotto, l'ultima è pensata e la prima è il 6 di cuori dentro qua. Ciao ragazzi, da Magic Boy.